Questa è una storia bellissima che va a iniziare questa mattina e speriamo che abbia destini centenari anche ora. Ma la cosa più importante che diceva lui è quella della cultura, che non deve essere assolutamente abbandonata, persa, deve essere mantenuta, specialmente per i nostri ragazzi, per il futuro. Salvaguardia del patrimonio ciclistico storico, il fatto stesso che possiate garantire anche un'altra cosa molto interessante, l'assistenza per la riparazione e il restauro di chi ha comunque delle bici d'epoca. Sono onorato di essere ricordato con Corezzo, perché la mia vita di ciclista è iniziata con l'Aurora di Concorrenza, vincendo la prima gara che avevo 15 anni, nel 1947. Dal momento che sono nato con Ernesto, perché la mia prima bicicletta nel 59 me l'ha data Ernesto. Non mi aspettavo un'affluenza così ampia, vasta, vuol dire che l'interesse c'è, il gruppo di amici ci sono. Protagonista la bicicletta. La passione della mia vita. Faccio i miei complimenti all'Associazione Brianza d'epoca. Queste iniziative sono importanti perché salvaguardano il patrimonio storico del ciclismo. In queste iniziative la Regione, tramite l'assessorato, è molto molto sensibile, quindi vogliamo assolutamente sostenerle. Questa iniziativa di oggi mi emoziona. In ogni angolo del mondo ti conoscono tutti. Ciao. Bravo. Bravissimo.